Ciao a tutti. Un paio di giorni fa, il 15 febbraio, è stato votato al Parlamento europeo il testo del CETA, il trattato internazionale di commercio tra Europa e Canada. È un trattato un po' controverso, magari ne parleremo in futuro, ma intanto vi dico che c'è un sito che vi metto in descrizione in cui è possibile vedere gli europarlamentari come hanno votato. Si può guardare paese per paese oppure partito per partito, fare varie ricerche. Beh, cosa c'è di interessante di vedere? Intanto vi dico che degli europarlamentari italiani i soli che si sono opposti sono stati il Movimento 5 Stelle e Lega. Il Partito Democratico ha votato abbastanza compatto a favore. Mi pare che l'unica eccezione sia stata Cofferati. Magari ha intenzione di proporsi come leader del partito in futuro, quindi ha deciso di votare contrario per non rovinarsi la carriera. Vabbè, questa è una battuta, diciamo. Dopo da quanto ho capito, questo trattato però deve essere ratificato dai vari parlamenti nazionali e quindi vedremo come voteranno, ma insomma si può presumere che voteranno in linea, almeno se ci fosse la coerenza, dovrebbero votare in linea con quanto hanno votato al Parlamento europeo, quindi adesso non so come lo giustificheranno ai nostri elettori, probabilmente cercheranno di votarlo senza fare tanto rumore, ma insomma verrà votato. E un aspetto interessante da osservare, visto che si parla in più occasioni di un euro a due velocità, è il fatto che, come il voto è stato distribuito sui vari paesi, diciamo tutti i paesi hanno votato per la maggioranza in favore del CETA, però i paesi in cui c'è stata più opposizione si collocano sulla mappa dell'Europa, non casualmente, ma lungo il Mediterraneo. Questa è un po' una curiosità, diciamo Spagna, Francia, Italia, Grecia. Sono i paesi che in percentuale, in proporzione, hanno avuto più voti contrari, benché, ripeto, la maggioranza sia comunque stata a favore. La Germania è stata nettamente a favore dell'approvazione del CETA e altri, i paesi nordici, completamente a favore, anche i paesi baltici. L'Inghilterra mi pare di ricordare che fosse abbastanza divisa, però comunque conta poco, ecco. Tutto qua. Non vi mostro niente perché la temperatura si è alzata un po', la neve si scioglie un po'. Allora non è una gran bellezza. Buona giornata, ciao.